Buongiorno a tutti. Stamattina mi metto qua in cucina, ho preso la macchina per cucire i miei maglioncini e poi ho preso anche un cuscino che non lo uso, l'ho preso proprio per l'imbottitura. Allora, e poi dopo prendo anche questo. Oggi non so se avete capito, ho pensato di fare un gnomo, ma vorrei fare un gnomo grande. E, prima di tutto, sono partita con l'idea che volevo fare il gnomo riciclando questo qua. Poi dopo ci ho pensato a modo, ho detto, poi adesso nel frattempo vediamo, ecco, se lo uso o non lo uso, però lo uso come misura intanto, poi vediamo se lo lascio così o imbottisco perché pensavo di non averla in imbottitura, ok? Niente ragazzi, adesso ci mettiamo qua e proviamo a farlo perché avevo visto un gnomo dei cinesi grande che costava più di 30 euro e mi piaceva tantissimo, però mi scoccia di spendere 30 euro per un gnomo, ecco, e allora ho detto vabbè, lo proviamo a fare a casa con quello che abbiamo, ecco. Come avevo detto, i maglioni vecchi e poi vediamo nel frattempo se mi serve altra stoffa, se mai userò qualche felpa che non uso, ecco. Andiamo a lavorare, va. Sta meglio, se va meglio con questa stoffa qua o con quella lì. Io direi che questa va benissimo. Misura più o meno, sto un po' più abbondante. Poi ci serve un altro pezzo qui sotto. Prendiamo la misura di questo qua. Stiamo un po' abbondanti sempre perché dopo si sfila tutto e allora facciamo così. Allora, prima ho pensato di cucire questo pezzo qua a zigzag, che così sono sicura che non si disfa questo pezzo qua che va sotto. Poi ho pensato di fare i piedi. Taglio così all'occhio, senza niente, senza prendere le misure. Più o meno ne faccio due così. Faccio anche un buco lì in mezzo e così cucio tutto l'intorno. Così dopo riesco a riempirlo con il cotone. Alla fine ho deciso di cucirlo a mano perché ho paura che si sfila tutto.
poi cucio anche i piedi sul fondo. Dopo invece attacco l'altra stoffa che sarà la nostra base, ecco. Va bene ragazze, il momento fondamentale, incrociamo le dita. Dai, ci siamo cavate bene questa volta. Allora, direi che la base è pronta. Vedete, prima ho cucito questa cosa qua, il fondo. Ho fatto anche i piedi. Dopo ho cucito anche questa parte qua. Alla fine ho cucito questa parte qua, ok? E per dare un po' di peso adesso, secondo me è meglio che ci mettiamo un po' di... Dentro un sacchettino ci mettiamo un po' di ceci, un qualcosa, giusto per dare un po' di peso, ecco. Poi dopo riempiamo questo qua. Anche se il sacchetto è bello grande, però va bene così. Così lo riempiamo anche per bene. Così c'è un po' di peso, che così non cade giù. Bene. Siamo già a metà opera, sono abbastanza soddisfatta perché almeno base è venuta bene. Adesso vediamo il sopra, ma secondo me sarà già molto più semplice. L'unica cosa è che volevo fare anche le braccia. Sì, anche le braccia sono un po' indecise per il colore, però adesso guardiamo. Questo maglione scivola sempre, è molto difficile da tagliare. Infatti si vede, ho provato a tagliare così, poi alla fine mi sono messa diversamente.
Ragazzi, un altro maglioncino infiltrito. E questo qua ho pensato di fare così. Oddio. Allora, qua facciamo così. E sarà perfetto, secondo me. Così. Facciamo tutto all'occhio. Allora dopo va così. Ok. E così ho fatto un po' più lungo, che così quel pezzo qua ho fatto un po' più. Questo pezzo qua l'ho il naso, e secondo me ci vuole un naso grande, qua. Qua al massimo lo ho. Meno, ragazze.
Cucio anche le braccia lì sopra, che sono un po' lunghine, taglio anche un pezzettino. Ecco ragazzi, l'unica stoffa che ho comprato è questa qua bianca, che ho pagato 7 euro, ma con quei 7 euro ne possiamo fare 6 o 7 gnomi, ecco. Direi che la spesa è piccola. Poi faccio anche il cappellino, taglio tutto all'occhio, vedete che non sto neanche a fare carta modelli, niente. Niente ragazzi, ci rimane altro che attaccare il naso. Adesso lo attacchiamo.
poi ricuccio tutto lì sopra. Ecco qua ragazzi, il mio gnomo è pronto. Direi che sono abbastanza soddisfatta, ecco. Pensavo che mi venisse un po' più bruttino, però questa volta mi sono cavata. Spero che vi piaccia anche a voi. E noi ci vediamo la prossima volta, ragazze. Ciao ciao a tutte!